uno degli aspetti più con cui sono entrata più in risonanza di questo metodo autobiografico creativo è la sfera emotiva, e in particolare la sfera dell'introspezione. Sicuramente è un metodo che ti fa lavorare proprio su te stesso in tutta la totalità. Ti fa entrare sicuramente in contatto con parti tue interiori di cui magari non sei normalmente nella vita di tutti i giorni, non ne sei a conoscenza. E attraverso questo lavoro di introspezione, quindi attraverso, diciamo, un'osservazione interiore profonda di quelle che sono le tue emozioni, i tuoi stati d'animo, si può anche creare una bella armonia con se stessi. Soltanto attraverso questa armonia con se stessi si può allora così entrare in relazione con gli altri in maniera armoniosa e soprattutto in empatia con gli altri. Empatia, cioè proprio la capacità di immedesimarsi nell'altra persona fino a coglierne le emozioni. Ecco, questa è proprio la parte, diciamo, che mi ha proprio colpito di questo metodo. Io, per come sono fatta, io sono educatrice. Mi piace molto, appunto, dedicarmi alla persona, dedicarmi agli altri, all'autonomia di una persona in difficoltà. E questo metodo sicuramente potrebbe essere interessante nel mio lavoro. La parte che più mi ha colpito è il lavoro delle sagome, cioè il fatto proprio di entrare in empatia con gli altri attraverso questa attività, questo gioco delle sagome, e quindi la capacità anche di, sia di riconoscere il proprio corpo, il proprio vissuto, ma anche di entrare nei panni degli altri. Oltre a questa attività delle sagome, la cosa che mi piace molto, che mi interesserebbe anche proprio sperimentare, è il racconto immaginario, la fiaba. Quindi una narrazione personale, quindi attraverso una storia immaginaria, quindi creare un protagonista che poi siamo noi stessi e il nostro antagonista, diciamo, cioè la nostra parte negativa, la parte negativa o la parte, diciamo, oscura che c'è in noi. Ecco, questo mi interesserebbe molto farlo, sperimentarlo, questo passaggio della narrazione immaginaria, diciamo, attraverso la fiaba. Ed è bella anche proprio poi la relazione che si creerebbe tra protagonista e antagonista, cioè tra la parte, diciamo, illuminata, tra virgolette, di noi e la parte, diciamo, oscurata, che poi non è altro che l'antagonista. Questo sicuramente è un lavoro interessante perché ti fa lavorare molto sui tuoi limiti e sicuramente ti fa anche riflettere a delle possibili soluzioni, diciamo, per superarli questi limiti, che non vuol dire, a dire, cioè nel senso non, che non vuol dire sopprimerli, vuol dire accettare i nostri limiti, quindi accettare questo antagonista che c'è in noi e perché no, anche poterlo trasformare. Quindi, bene, questa è una parte che mi piace tantissimo. Come campi di applicazione, appunto, io vedo questo metodo, lo vedrei nella scuola, in una scuola primaria, in una classe, ad esempio, in una classe, una quarta elementare. Quindi, appunto, attraverso questa parte creativa di questo metodo, quindi tutto ciò che riguarda anche il gioco, la creatività, quindi la parte ludica, cioè un raccontarsi, un esaminarsi attraverso il gioco, attraverso la creatività. Questo è interessante nel bambino perché permette proprio di cominciare già in una giovane età ad osservarsi, quindi ad ascoltarsi, che è molto importante, ad ascoltarsi prima di tutto, appunto, come dicevo all'inizio, ad ascoltare noi stessi per poi riuscire ad ascoltare in maniera autentica anche l'altro. E quindi questo metodo lo vedo molto bene in una scuola primaria. Ecco.